Quando aprì il portone, capì subito che erano lì per lui. Non li avrebbero fermati né le mura del convento né il suo abito bianco da frate domenicano. La Gestapo non ha Dio e se ce l'ha assomiglia al diavolo. Sentire pronunciare il suo nome e cognome con l'accento tedesco storpiando l'iniziale da G in C lo fece quasi sorridere. Giuseppe Cirotti, sono io. Ci segua. Erano venuti solo in due, impermeabile nero, borsalino nero, sguardo nero. Seduto sul sedile della Volkswagen, il bianco del suo saio era l'unico accenno di luce. Giuseppe Cirotti sapeva bene dove erano diretti. Era calmo, calmo e terrorizzato. Sapeva anche che prima o poi sarebbe accaduto. Sentiva il cuore battere a mille, sentiva l'odore acre del suo sudore salire. Ma lo sguardo era in qualche modo sereno. Un pensiero lo confortava. Quell'auto che percorreva il lungo Po era il suo Getsemani. Mancavano gli ulivi, non c'era il sole della Palestina, ma due agenti della polizia segreta hitleriana e una pioggia fredda e sottile. A parte questo, si stava compiendo il suo destino. Era scritto nelle cose. Unterstützung am Juden, aiuto agli ebrei. Era quello il capo di imputazione che di lì a poco gli avrebbero attribuito, ed era vero. Quando la macchina entrò nel portone principale delle carceri nuove, la pioggia era diventata fitta, il sole calava, faceva freddo. Provò a stampare nella sua memoria quell'ultima immagine da uomo libero. Era il 29 agosto del 1944. La sala interrogatori era quadrata, 7x7, un tavolino al centro, due sedie, una di fronte all'altra. Nessuna finestra, una lampadina fioca che pende dal soffitto. Odore di piscio e cucina d'ospedale. Padre Cirotti aveva la nausea. Percorreva i 7 passi lentamente sotto lo sguardo assente di un soldato tedesco impettito, lucido, giovane. La guerra trasforma le persone. Aprendo la porta della sala interrogatori, l'ufficiale delle SS lo fece accomodare. Aveva modi gentili da mettere i brividi. Il suo italiano era pessimo, ma sufficiente per espletare tutte le formalità del caso. Generalità, imputazione, verbale, firma. Verbale, aveva solo risposto sì a tutte le domande. Un urlo ruppe la routine. Quella non era l'unica sala interrogatori. Padre Cirotti scattò sulla sedia, l'ufficiale abbozzò un sorriso. Un secondo urlo, l'ufficiale prese il verbale, si alzò. Un terzo urlo, l'ufficiale uscì dalla stanza. Il rumore di un corpo che cade. Il frate domenicano, singhiozzando piano, iniziò a recitare il Padre Nostro. Provò ad appoggiare braccia e testa sul tavolo e a chiudere gli occhi. «Signore, se puoi, allontana da me questo calice». «No, non può. Sia fatta la tua volontà». Sentiva il suo 1,60 m, i suoi 60 kg come svanire in un sonno profondo, un tentativo quasi disperato di scappare da quell'inferno. Quando riaprì gli occhi, tutto era come prima. La stanza, la luce, la nausea, l'odore di piscio, il soldato impettito. Era sempre lui? Sotto quel casco sembrano tutti uguali, tutti cattivi alla stessa maniera. La guerra, sì, trasforma le persone. Entrò di nuovo l'ufficiale. La trasferiamo subito. Nessun processo, nessun avvocato, nessuna possibilità di spiegare. La legge di Hitler è così, semplifica la burocrazia. Con un capo di imputazione come il suo, nei territori del Reich, non c'è bisogno di un processo. Dove? Bozen. Avvisate i miei confratelli, per favore. Ja. Bolzano significa Germania, campo di lavoro. Le voci si rincorrono da tempo. Ebrei, partigiani, prigionieri politici, zingari, sovversivi di ogni genere e grado vengono stipati su carri bestiame e partono verso un confine tedesco. Nessuno tra quelli partiti è già tornato. Padre Giuseppe Cirotti sapeva che prima o poi sarebbe toccato anche a lui. Gli ebrei, per legge, non si possono aiutare, ma lui, alle leggi dei fascisti e dei nazisti, non ha mai creduto. Seduto in silenzio di fronte al suo carnefice vestito da burocrate, affranto e spaventato, con la nausea che potrebbe sfociare in vomito da un momento all'altro, cerca conforto passando in rassegna i volti di tutti quegli uomini, donne e bambini che non prenderanno un treno verso Bolzano. Gli tocca il Calvario adesso, dopo il Getsemani, solo che non si è mai pronti al proprio destino. Vomita.
sulla punta degli stivali lucidi del proprio carnefice. Noi non conosciamo i fatti seguiti all'arresto. Nessuno dei testimoni ne ha lasciato traccia. Sappiamo invece dell'arresto e delle circostanze che lo causarono. L'arresto di Padre Girotti è un capitolo di un romanzo giallo, è una scena di un film. Un frate domenicano che per a noi sconosciute ragioni si era legato ad amicizia a un medico in città molto noto che si chiamava Giuseppe Diena, che era quanto di più lontano dal suo mondo. Era un massone, era ebreo ed era finito nella rete della polizia fascista ed era già stato arrestato e detenuto alle nuove per cospirazione antifascista. Nei mesi della clandestinità, dopo l'8 settembre 43, quando il dottore si nasconde a Cavoretto con la moglie, ospite di una famiglia che si chiamava Bona, padre Girotti fa da corriere, unisce la parte della famiglia Diena nascosta a Cavoretto con i due figli che erano entrati nella resistenza in Valle Pellice, Giorgio e Paolo. Le lettere che i familiari mandavano ai due figli arrivavano a destinazione grazie a padre Girotti. Un giorno in convento arrivarono delle persone, chiesero di padre Girotti e dissero che urgentemente padre Girotti doveva recarsi in casa del dottor Diena perché uno dei figli del dottor Diena era ferito. Salì ingenuamente su quella macchina e indicò all'autista il luogo dove il dottore era nascosto. Furono arrestati tutti. L'unica che non fu arrestata era la moglie del dottore, che era uscita per qualche minuto per fare una commissione, ma furono arrestati anche i familiari, che le persone che ospitavano il dottor Diena e padre Girotti insieme. Quello che io non sono mai riuscito a capire è chi è stato il regista di questa operazione in grande stile. Il dubbio è, nel mirino era padre Girotti perché qualche suo nemico aveva fatto la spia, oppure era il medico antifascista già osservato dalla polizia e che doveva essere arrestato. I would say that a martyr is somebody who so loves life. Un martire è una persona che ama la vita così tanto da accettare di morire. Perché per il martire la vita non è solo un fatto biologico, una questione di sopravvivenza. Sei veramente vivo solo se ami. E il martire è uno che crede che esiste un amore così grande da essere più forte della morte. Il paradosso, quindi, è che il martire è pronto a morire perché ama la vita. Quell'arresto avviene a Torino nell'estate del 1944, quando ormai la guerra per nazisti e repubblichini era già segnata, ma continuava a mietere vittime, a milioni. Ma la nostra storia inizia qui, ad Alba, a 70 km a sud di Torino, tra le colline e i vigneti delle Langhe. In teoria, Alba è solo una cittadina come tante nell'Italia di allora, saldamente contadina. In pratica, invece, in quegli anni, Alba è uno straordinario crocevia di idee e stimoli nuovi. Un nome su tutti, Beppe Fenoglio, e in misura diversa, Cesare Pavese, che è di Santo Stefano Belbo, pochi chilometri da qui. Entrambi scrittori, poeti, antifascisti militanti, intellettuali di primo piano, profondamente laici. E ugualmente uomini di Langa, tutti e due terra e sudore. Giuseppe Girotti nasce nel 1905 da una famiglia semplice, contadina. È quasi coetaneo di Pavese. Fenoglio, invece, è del 1922. Fenoglio ha avuto, lo abbiamo visto tante volte, personalmente ho avuto modo di conoscerlo, non in modo approfondito, ma abbastanza da poter dire che era un uomo che cercava. Si era trovato delle risposte, coinvolto come era nel momento triste della nostra situazione, guerra civile, roba del genere. Respirano tutti la stessa aria di Langa, che evidentemente è salutare.
Giuseppe Girotti diventerà in pochi anni uno dei biblisti più giovani e in vista dell'ordine domenicano. Segue le orme di illustri pensatori francesi e porrà le basi della nascita di una vera e propria corrente di pensiero che troverà naturale sbocco 40 anni più tardi nel Concilio Vaticano II. Io mi accorgevo che c'era qualche movimento un po' diverso. Allora dicevo, arriva Balba Pinotto. Come arriva Balba Pinotto? Arriva Balba Pinotto, e difatti lui arrivava. Perché c'era qualche preparativo diverso, che non si usava, lui sempre un po' del mestre, un po' di... No, arriva il Balba. E allora te lo aspettavi perché ti portava qualcosa. Anche. E allora via, io tutti contento. Saranno i nazifascisti a mettere la parola fine ai suoi studi. Aveva 39 anni. A 17 anni compiuti, entra nel Collegio Domenicano di Chieri. Era un tipo sveglio, Giuseppe Girotti. Nelle biografie che lo raccontano, ricorrono spesso due aggettivi: determinato e spavaldo. Torna a Chieri nel 26, dopo l'anno di noviziato a Viterbo e 3 anni di professione dei voti a Fiesole. Il 1928 per Giuseppe Girotti è un anno cruciale. Completamente assorto negli studi di filosofia e teologia, è uno studente brillante, molto brillante. Ha poco più di 20 anni, ma non esita ad esporsi. Lo studio dei teologi francesi lo spinge ad assumere posizioni teologiche giudicate poco ortodosse. Si muove addirittura al maestro generale dell'ordine. Sembrò quasi che il suo cammino all'interno del mondo domenicano si dovesse interrompere. Invece ci fu una sapiente mediazione che sanò i contrasti e permise a Girotti di proseguire gli studi tra Torino, Chieri e Roma. Viene ordinato sacerdote nel 1930. La Sacra Scrittura diventa il suo terreno di coltura. Si immerge nella Bibbia, letteralmente. Possiamo dire che Girotti alla immagine del Cristo Maestro che pronuncia discorsi sull'alto della montagna, Giuseppe Girotti preferì il Cristo Servo che si china a lavare i piedi della gente. E questo visse e scelse come sua opera propria domenicana. Il 1932 è l'anno della svolta. Padre Girotti va a Gerusalemme e vi resterà per 2 anni. Frequenta l'École biblique di Padre Lagrange. Ciò che si trova tra i domenicani francesi è un acuto senso della storia. Sono consapevoli del fatto che la Bibbia è frutto di storia. Non è caduta dal cielo già scritta. E questo li ha aiutati a capire l'evoluzione della Bibbia. Si può addirittura notare che in seguito i domenicani francesi siano stati in grado di aiutare l'Islam a comprendere il ruolo della storia nei loro testi sacri. Nella città culla dell'ebraismo e del cristianesimo, Giuseppe Girotti entra in contatto con un modo nuovo di leggere le sacre scritture. Impara l'ebraico e coniuga lo studio della Bibbia con le nuove scoperte in ambito archeologico. Vengono decifrati i geroglifici egiziani, si scava a Ninive, a Babilonia. Poi, verso la metà del secolo, l'archeologia si interessa sul serio della Mesopotamia. Vengono letti ed interpretati nuovi testi. Tali scoperte aprono un mondo del tutto inaccessibile e sconosciuto fino ad allora. Girotti vi attinge a piene mani. Il mondo ebraico lo affascina. Studiare là dove il cristianesimo è nato lo considera un privilegio. Sono questi gli anni che completano la sua formazione. Il ragazzo di Alba, il giovane domenicano poco attento alla forma, lo studente così sensibile alle novità del suo tempo, diventa adulto. È pronto per tornare in Italia e insegnare. Rientrato da Gerusalemme, viene assegnato al convento di Santa Maria delle Rose a Torino, professore di esegesi, ebraico e latino. A due passi c'è il grande ospizio dei poveri vecchi. Il professor Girotti vi andava a fare volontariato, spesso,
molto spesso. Per lui predicare la carità aveva senso solo se la si viveva concretamente nella vita di tutti i giorni, e a questa buona regola lui non sfuggiva. Ho vissuto in quel tempo e faccio parte di tutta quella popolazione torinese e non solo torinese, domenicana e non solo domenicana, che in qualche modo ho avuto a che fare con lui, nel senso almeno che era nota la sua parola, ma era una parola di opere. Ma la concretezza semplice, abbinata ad una intelligenza davvero spiccata, faceva storcere il naso a più di un confratello. Già, perché Padre Girotti inizia anche a pubblicare libri, testi importanti che fanno discutere. E fanno discutere a tal punto che Fra Giuseppe è sospeso dall'insegnamento. Viene indicato, in una relazione interna all'ordine, come il capogruppo degli indisciplinati, leader di coloro che auspicavano una liberalizzazione di certe forme minute di pratiche e focalizzavano invece l'importanza inderogabile del lavoro e dello studio. Non solo. Il suo modo di portarsi nei corridoi, in coro, in sacrestia, durante la celebrazione della messa, è intollerabile. La relazione prosegue. In fondo il padre Girotti è molto buono, servizievole, caritatevole come pochi, ma è molto nervoso, ha degli scatti terribili, un parlare volgare e di osservanza non ne vuol sapere. Anzi, ci scherza sopra, se ne ride e prende in giro chi se ne cura. Per motivare la sospensione, basta e avanza. Uno dei suoi messaggi più grandi, una delle sue lezioni più grandi per noi, è che per essere testimoni della fede non è necessario tenere il muso lungo e non bisogna solamente soffrire. Sì, egli soffrì terribilmente, ma non soltanto. Era anche un uomo di grande gioia e ilarità. È chiaro che un uomo come lui, così aperto alla novità e alla sperimentazione dello studio e della ricerca scientifica biblica, fu un'ottima, diremmo, la vittima ideale da immolare sull'altare della tradizione, per cui venne sospeso dall'insegnamento. Ripara in corso Ferrucci, ospite dei missionari della Consolata. Insegnerà lì fino allo scoppio della guerra. Era considerato pericoloso padre Girotti, perché lui era stato a scuola de Lagrange, il grande biblista che ha fatto progredire gli studi, che allora gli studi di teologia di Sacra Scrittura erano ancora fondamentalisti, parola di Dio, tutto, ogni parola era di Dio. Lui ci diceva parola di Dio e parola dell'uomo. C'è un uomo nato nel 1907 a Santo Stefano Belbo, come Cesare Pavese, che ha condiviso una forte e duratura amicizia con Giuseppe. È Don Natale Bussi. Condividevano la stessa visione della Chiesa. Erano proiettati sul presente e sul futuro. Comprendevano che stavano vivendo un momento, sebbene drammatico, di grande trasformazione culturale. Don Bussi, che della memoria di padre Girotti fu il più grande custode, prese parte attiva come teologo alla preparazione dei documenti del Concilio Vaticano II. È morto nel 1988. Don Bussi era ritenuto un punto di riferimento intellettuale per tutti gli arbesi di alti studi. E tutti andavano da lui perché era un esperto teologo, filosofo e quant'altro. E allora anche Girotti, quando veniva a trovare i suoi e la sua famiglia, noi lo vedevamo salire le scale per andare da Don Bussi e in qualche modo eravamo lieti e contenti, perché sapevamo che erano due personaggi di grande levatura, l'uno specializzato in teologia e filosofia e l'altro specializzato in Sacra Scrittura. Padre Girotti, il giovane teologo domenicano dal saio poco curato e dai modi bruschi, sospeso dall'insegnamento, era già là dove il Concilio Vaticano II sarebbe arrivato 30 anni dopo. Un grande uomo che non badava a quello che diceva la gente. Diceva, quando noi dicevamo, ma c'è qualche padre che arricci un po' il naso quando sa che lei ci insegna,
se arricci pure il naso, ma queste idee passeranno. Nel frattempo lui aveva già deciso di fare la scelta dei poveri e quindi di abbandonare la ricerca scientifica, l'insegnamento accademico della Sacra Scrittura per dedicarsi appunto agli ultimi della società, ai diseredati, ai vinti e soprattutto agli ebrei. Nel 1938 l'Italia vara le leggi razziali. Meno di 50.000 persone, la piccola comunità ebraica italiana, per lo più concentrate nel centro-nord, iniziano ad essere prima discriminate, poi perseguitate, infine arrestate, deportate, uccise. Poi arriva la guerra e l'armistizio dell'8 settembre del 1943. L'Italia è spaccata in due. Gli alleati al sud, la Repubblica Sociale a nord. Sono i giorni della guerra civile. Padre Giuseppe Girotti non assiste passivo agli eventi, prende posizione. Perché, secondo Padre Girotti e secondo tanti altri domenicani, in primis San Domenico di Guzman, il nostro fondatore, non c'è bisogno di un'appartenenza politica, non c'è bisogno di una militanza politica. Il Vangelo basta da solo per andare controcorrente. Appartenere all'ordine dei predicatori non significa soltanto alzarsi la domenica in chiesa per commentare il Vangelo, anche se questo è parte importante dell'essere predicatore. Un buon domenicano dovrebbe essere capace di parlare della propria fede in vari contesti, ma è ovvio che non è l'unico modo di predicare. Girotti predicava con il dono della propria vita e con l'enorme investimento di energia negli altri. Lui stesso disse e lasciò scritto, queste sono le parole più importanti di lui, tutto ciò che ho fatto per carità. D'une certaine façon, on peut dire que c'est une manière de... Possiamo dire che è un modo per tradurre in maniera radicale, essenziale, definitiva la parola di Dio, la parola di colui che è venuto a dire la verità all'umanità. Da una parte c'è la distruzione dell'umanità stessa, terribile, probabilmente l'atto più terribile che può fare l'uomo. Che gli uomini sono stati capaci di posare il più terribile. E dall'altra c'è la resistenza per la vita, una parola umana, uno studio semplice, la povertà, la carità, che resistono malgrado tutto a questa inumanità. E questa via, la via della resistenza, è la via della santità. Senza che nessuno all'interno della sua comunità ne sia a conoscenza, costituisce una piccola rete di solidarietà che permetterà a numerose famiglie di religione ebraica di sfuggire alla persecuzione nazifascista. Come abbia iniziato e perché non è dato sapere. Era antifascista, questo è certo, ed ha sempre creduto che la scelta giusta fosse quella di battersi contro il regime nazifascista, ma non ha mai aderito ad alcun gruppo o fazione politica. A Torino, nella città occupata, si muove con cautela. Nessuno pare sospettare nulla. Nasconde cittadini ebrei in città, nelle campagne della provincia, accompagna qualcuno nell'ossola per aiutarlo a varcare il confine svizzero. Non opera da solo, ma non siamo in grado di ricostruire la sua rete di contatti. C'era sicuramente una rete Girotti ed era notorio il fatto che lui facesse da collegamento tra i familiari, genitori per lo più di partigiani che operavano soprattutto in Valpellice e in Valle Chisone. La rete, secondo me, era una rete più che di sostegno, era una rete di affettuosità, come dire, amicale, nel senso che consentiva di tenere aperto un dialogo tra genitori in città e figli che erano in montagna. A causare l'arresto di Fra Giuseppe, il 29 agosto del 1944, fu senz'altro una delazione, della quale però non si ha traccia né conferma. A darne riscontro indiretto la modalità del suo arresto, tutt'altro che casuale. Padre Girotti era entrato nel mirino della Gestapo. I testimoni che ho interpellato io, i familiari soprattutto sopravvissuti della
famiglia Diena, Giorgio Diena soprattutto, il figlio, sosteneva che il padre era sotto controllo della polizia già da parecchie settimane e anzi era in procinto di abbandonare quella casa. Avrebbe dovuto rimanere pochissimi giorni ancora e stava cercando un rifugio più sicuro. Però sempre Giorgio Diena dice che anche nell'ambiente domenicano, che lui poi ha sentito dopo la guerra, circolavano voci sul fatto che padre Girotti fosse comunque, anche dentro il suo mondo, esposto a dei pericoli. Ecco. Prima tappa della sua Via Crucis, le carceri nuove. L'accusa che gli venne mossa era senza appello. Aiutava gli ebrei. Dopo 8 giorni lo trasferiscono a Milano, a San Vittore, poi a Bolzano. Il 9 ottobre arriva nel campo di concentramento di Dachau, a 2 passi da Monaco di Baviera. Sarà il suo Golgota. Da quel momento divenne il prigioniero numero 113355. Sulla sua divisa da internato c'era il triangolo rosso riservato agli oppositori politici. Don Angelo Dalmasso, sacerdote cuneese, condivise gran parte della prigionia con Girotti, ne divenne amico. Morto nel 2005, la sua è forse la testimonianza diretta più preziosa. Un giorno di settembre, adesso non ricordo bene quale, ci hanno fatti venire fuori e nell'androne dice che si partiva per la Germania a lavorare nei boschi, nell'Alto Adige. Uno che dopo 9 mesi di cella uscire fuori a respirare un po' d'aria era, per me era una liberazione. E lì tra tutti questi che erano attruppati, lì a partire ho visto subito padre Girotti col suo vestito da domenicano. Anch'io. Conoscevate? No, non ci conoscevamo prima. Io anche avevo preso la mia tonaca da prete che avevo appeso a un chiodo, era carica di cimici, ma le ho scosse un pochino, me la sono messa e poi mi sono avvicinato a lui. Era 9 mesi che non vedevo un prete, allora mi sono subito confessato da lui e poi ci hanno portati sui pullman per portarci verso Bolzano. Uscendo fuori sul corso lì, Vittorio, alle Nuove a Torino, padre Girotti è salito prima di me e come il pullman era già quasi pieno, lui si è fermato un momento a dare uno sguardo dove un tedesco gli ha dato un pugno, l'ha fatto cadere, gli ha buttato gli occhiali per terra. Io l'ho aiutato a alzarsi, ho preso gli occhiali, li ho messi a posto, gliel'ho ridati, mi ha ringraziato con un sorriso che non dimentico più. A Bolzano siamo stati in campo assieme, era un campo relativamente sopportabile perché è un campo di smistamento, però a molti hanno dato a noi il triangolo rosso con un numero, mentre ad altri hanno dato il triangolo rosa, ad altri il triangolo giallo, secondo le categorie che dei vari deportati. Noi il triangolo rosso e deportati politici. Arrivati a Dachau, padre Girotti ed io, con i nostri poveri bagagli che avevamo dei deportati, ci siamo messi davanti. Arrivati lì, entrati nel campo, un tedesco si avvicina, parlava tedesco, per me tedesco e l'arabo sono la stessa cosa, allora in seminario si studiava il francese, finché arriva un prigioniero vestito con la tutta lì, con quella veste a strisce, e in latino mi dice exuet vestibus tuis, cioè spogliati, e dico una parola, vestito da prete davanti a tutti. Sì, lì poi l'hanno fatto fare a tutti, quindi male comune, mezzo gaudio. Padre Girotti mi guarda e dice siamo alla 10ª stazione della Via Crucis, siamo già alla cima. E lì padre Roth, un domenicano di Germania, di Colonia, saputo che c'era un padre domenicano, ha portato a padre Girotti un pezzo di pane con un po' di formaggio. Ricordo sempre che lui mi dice va, tu sei più giovane, ne hai più bisogno di me. E io ingordo e
egoista l'ho preso e l'ho mangiato pensando che anche lui aveva poi solo 30 e qualche anno, ne aveva bisogno come me. Poi il capo baracca mi chiama e dice, sa, pulisci il cesso, che era tutto ingombrato. Mi è venuto a me, ma io sono un prete, l'avessi mai detto. Mi ha caricato di botte, mi ha fatto fare tutto con le mani, senza scoppino, eccetera. Non ho più detto un'altra volta che ero un prete. Per Dachau sono transitati circa 210.000 prigionieri. Quasi 3.000 erano preti, religiosi, pastori protestanti. Le condizioni di vita sono insostenibili, ma padre Girotti riesce a mantenere la lucidità. In un luogo concepito con lo scopo di annientare dignità, umanità e affettività, padre Girotti non si lascia trascinare nel gorgo della disperazione. È assegnato alla baracca 26, in compagnia di altri uomini di fede. Anche in questo contesto riesce ad essere un leader e sostiene i compagni di prigionia. Trova energie residue, regge l'urto del lager, rimane ancora lo stesso Girotti del seminario dei primi anni di sacerdozio, l'uomo di Alba, semplice, concreto, diretto. Condividere la baracca con uno così significa avere una piccola chance in più per sopravvivere. Basta poco quando sei sul bordo di un precipizio. Mezzo passo in avanti o indietro può fare la differenza. Girotti è quello che può aiutarti a far quel mezzo passo indietro. Il 21 gennaio del 1945 pronuncia un'omelia, una meditazione sull'unità dei cristiani in latino, che diventerà il suo testamento spirituale. Un testo di altissimo livello che si lascia alle spalle l'orrore di Dachau e si proietta verso il futuro, su come i cristiani, che tra l'altro nel lager condividono ogni giorno quella tragedia, debbano cercare l'unità per dare un senso più alto alla propria appartenenza religiosa. C'è tanta profezia in quell'ultima predica. C'erano due baracche di sacerdoti, eravamo 3.800 preti a Dachau, di tutte le nazionalità e confessioni. E noi siamo andati alla 26 e al mattino si diceva qualche preghiera perché il blocco era diviso in quattro stube, ogni stube faceva un po' per conto suo. Alla fine la prima stube erano riusciti a trasformarla in cappella, ma proprio gli ultimi mesi, in modo che alla domenica, anche al mattino si diceva la messa, ma per quelli che non andavano a lavorare. Alla domenica invece si diceva la messa, la diceva messa alla domenica sempre il vescovo di Clermont-Ferrand, che era anche lui prigioniero lì. Due mesi dopo, alla fine di marzo, si ammala e gli viene diagnosticato un tumore maligno al fegato. Un giorno mi dice, ma guarda, sol più pelle ossa, pensi che io ero venuto di 28 kg quando sono tornato da Dachau. Dice, vedi, nel mio corpo, vedi, c'è sol più ossa con un po' di pelle flaccida, piena d'acqua. E è andato al revir, gli ho detto non andare, il revir era l'infermieria del campo, perché là si esce, non si va per guarire, si va solo per morire. E lei è andata una volta, poi è ritornato ed era relativamente rimesso. Siamo ancora stati un po', poi è ritornato verso la fine di marzo e nel revir non era possibile andare, finché ho saputo che padre Manziana e Don Fortini avevano contatti con i tedeschi, erano riusciti ad andarlo a trovare e mi hanno detto va alla fine, ma alla fine gli hanno fatto un'iniezione di benzina e l'hanno fatto morire così. Siccome io ero amico di padre Girotti, mi hanno fatto dire la messa per lui al mattino, la domenica. Secondo uno, la città di Alba allora erano tempi veramente eroici anche per la città, non c'era ancora il boom economico, almeno iniziava. Il comune decise di intitolare una via che era a casa del diavolo, come si dice noi, su in Borgo Piave, là c'erano tutti i prati, intitolata Padre Girotti. E anche lì mio padre, quando misero il segnale della via, mi disse una cosa
che subito non percepì, ma la memorizzai. Iran bruciaro significa in italiano l'hanno bruciato, ma allora dei campi di sterminio non se ne parlava, guai, chi era stato nei campi di sterminio stava zitto, chi era stato nei campi internati stava zitto, chi era stato partigiano non stava tanto zitto ma veniva chiamato una testa calda, perché la gente voleva lavorare, voleva divertirsi, voleva dimenticare. Fissava il soffitto bianco con gli occhi socchiusi. Era troppo stanco persino per guardarsi attorno. Aveva freddo, ma non troppo, meno freddo del solito. Quello era un luogo chiuso e lui, nudo, sdraiato, coperto da un lenzuolo, profumato, sapone di Marsiglia. Da quanto tempo non sentiva quell'odore? La testa appoggiata su un cuscino, morbido. C'era silenzio. Solo in lontananza delle voci in tedesco, voci pacate, qualcuno rideva appena. Da tempo ormai coniugava tedesco e paura. Poche parole, urlate, sbraitate, lanciate. Una su tutte, schnell. L'odore del sapone si mescolava adesso con quello del disinfettante. Non se n'era accorto subito. D'altronde era nell'infermeria del campo e sapeva che quella sarebbe stata l'ultima stazione della sua via crucis. Sorrise appena, cercando di godersi quell'ultimo privilegio fatto di bianche lenzuola e cuscino morbido, l'ultimo desiderio del condannato. Gli si avvicinò un uomo, camice bianco, cuffia bianca, mascherina bianca. Gli scoprì il braccio destro e gli strinse un laccio emostatico attorno a quello che una volta era stato un bicipite. Gesti rapidi, precisi, efficienti. Sentì una puntura, l'ago che entrava, un bruciore intenso che saliva. Non provò il dolore, ma aveva le vertigini, come se stesse per essere ingoiato dalle lenzuola. L'uomo avvicinò il suo volto a quello di Girotti, così da poterne sentire il respiro. Si tolse la mascherina bianca, gli sorrise e gli sussurrò «Auf Wiedersehen», qualcosa che il prete non comprese. Voltò il capo, chiuse gli occhi, pensò a... Vittime Pascali laudes, immolent.